Superman contro Supergirl. Da questa parte! Da questa parte, una foto, per favore! Supergirl, aiutami! Supergirl? Questo nome mi sembra familiare. Levatevi di torno! Arriva l'agente più potente del momento, cara tesoro! Perché non mi dici qual è il problema? Il pubblico ti aspetta! Io ho la sensazione di dover aiutare. Aiutare? A che ti serve? A niente! Che ci guadagno io il 20% di niente! Aiutare? Bleah. Hai ragione, Morty. Non lascerò che niente mi distragga, perché tutto questo è per me. Scappiamo! Tutto questo è di Caspia. Che cosa era quello? La competizione! Ha rovinato la mia prima! A volte si vince e a volte si perde. Tu non puoi fare niente. Adesso andiamo. Oh, invece posso fare qualcosa. Insegnerò a quel verme di Casnia a stare alla larga dei miei riflettori. Ah, questa è la mia ragazza. Andiamo a dare a quel guastafeste una bella lezione. Ti seguo immediatamente. Scusa, piccoletto, sono Booster Gold, viaggio nel tempo. E a chi importa? Mi piaci! Ah, ma piantala! Allora, ero fuori dal continuum spazio-tempo nella mia caverna. Non è proprio una caverna, la chiamo in questo modo per via dell'odore. Non sono mancato tanto, ma ora Superman e Supergirl sono vestiti in modo strano e lottano l'uno contro l'altra. Ma non mi dire. Te lo dico! Quando succedono queste cose è perché ho viaggiato nel tempo e ho ingoiato una farfalla, ma stavolta so di non essere stato io. E come lo sai? Perché sono passato ai bruchi. Comunque, il punto è che non è colpa mia. Non è la tua auto, vero? Oh! Ehi, piantatela, ragazzi! Perché bisticciate fra di voi? E poi perché il mio cellulare dice che la Justice League è una squadra di bowling semiprofessionista? Superman, che cosa combini? Lei è Supergirl, tua cugina, che non è ancora uscita con me! Donna forte è cugina. Sì, da Krypton, passando per il Kansas. Davvero non ti suona familiare, Superman?